noi lottiamo all'interno delle fabbriche non solo per poter avere 50 euro in più, ma perché vogliamo lottare contro questo sistema che riduce alla morte, alla schiavitù, che fa andare milioni di persone che non vengono qui in Italia per turismo, ma che sono costretti dalla fame a dover emigrare, lasciare il loro paese, le loro famiglie, e per poterlo fare devo morire in mare, devo morire per poter raggiungere in queste galere dove c'è lo sfruttamento. Come preannunciato, siamo qui a manifestare per i diritti alla casa, all'abitare. A Milano sono oltre 10.000 gli alloggi popolari sfitti, 70.000 è allo sfitto generale solo nel comune di Milano, quindi le case rimangono vuote, la gente rimane per strada, chi occupa una casa viene chiamato delinquente e viene detto dalle istituzioni che ruba un diritto. Le istituzioni rubano da decenni oltre 10.000 diritti al giorno, perché lasciando oltre 10.000 alloggi vuoti le persone per strada sono loro che legalmente commettono un reato e non sono penalizzati. I mass media e Renzi parlano di ripresa, ma tu testimoni il contrario. Io lavoro da Auchan a Torino, in Corso Romania. Auchan l'anno scorso ha dichiarato 1.400 esuberi circa a livello nazionale. A fine ottobre si chiude la procedura con 1.400 persone che sono uscite e sono andate in mobilità volontariamente con una buona uscita. A cosa è servito l'apertura di tutte le domeniche rispetto alla garanzia del lavoro? L'apertura di tutte le domeniche non è servita, perché in realtà non c'è stato un incremento delle vendite, ma solo uno spostamento verso il fine settimana, e questo ha determinato ulteriormente la crisi nella grande distribuzione. A Milano oggi anche in difesa della scuola pubblica come previsto dalla Costituzione. Assistiamo di anno in anno a un incremento dei fondi che vanno verso le private. Si è aggirato quel limite chiarissimo posto nella Costituzione e che è stato uno dei punti su cui i padri costituenti si sono più battuti. Vieto lo specchio per le lodre, rappresentato dall'assunzione di 100.000 precari. Di fatto la 107 prevede tutto il potere in mano ai presidi, che potranno gestire l'organico triennale come e quando lo vorranno. Le scuole di fatto saranno delle vere e proprie aziende, inciderà davvero in maniera pesante sulla gestione democratica della didattica e sulla voce che i docenti avranno nella scuola. I docenti saranno ricattabili e alla mercé del dirigente e padrone. Non possiamo pensare a un'inversione di tendenza fino a quando non ci sarà un forte movimento dei lavoratori della scuola statale per difendere la scuola della Repubblica. Tu lavori in una cooperativa che fa servizi per le scuole, oggi sei qui a scioperare, perché? Sì, io lavoro per la Manutencom Bologna, la quale ha vinto gli appalti in Lombardia. È indagata su Mafia Capitale, su come hanno fatto a prendere gli appalti. Chiuse un'indagazione, ne aprono un'altra, e noi lavoriamo per uno che è del PD, un certo Claudio Levorato, direttore presidente Manutencom, partito PD, ladro lui, ladri tutti, e noi ne paghiamo le conseguenze, con 3,5 ore di lavoro al mese, al giorno, e 450 euro al mese. Come si fa a campare non si sa. Da Genova a Milano per sostenere questo sciopero? Per sostenere lo sciopero, che è in assoluta continuità con le lotte che si stanno esprimendo in settori importanti della classe operaia. Potrei dire italiana, ma è più corretto dire della classe operaia internazionale, perché nella logistica c'è la partecipazione viva ed efficace di lavoratori provenienti da 20 nazionalità diverse. Allo sciopero di oggi a Milano è anche presente una delegazione della polizia locale veneta. La polizia locale è strumentalizzata dalla politica, cioè il sindaco comanda le sue forze dell'ordine e ne abusa, perché il vigile urbano avrebbe una funzione ben precisa: stare sulle strade, fare educazione stradale. È un segnale che dobbiamo dare al governo. Ci stanno togliendo tutto, ci hanno tolto la pensione, ci stanno togliendo tutto.
sindacalismo di base ha fatto bene a scioperare e c'è un silenzio assordante da parte dei confederali. E da troppi anni in questo paese non si ha uno sciopero generale degno di questo nome, e vista la continua involuzione e diminuzione di quelli che sono i diritti dei lavoratori, sarebbe opportuno che anche tutti gli altri sindacati, a partire ovviamente da quelli confederali, prendessero coscienza della gravità del momento. Vi sono atti molto pericolosi, la legge sulle rappresentanze, sulle democrazie sindacali, un numero sempre più grande di lavoratori che oggi lavora a voucher e quindi è sempre di più senza nessuna possibilità di essere rappresentato e di lottare. Il sindacato fa il sindacato, servirebbe però anche una sponda politica che ormai da troppi anni manca a rappresentare i lavoratori. È questo il vostro scopo? Il nostro scopo innanzitutto è cercare di tenere insieme tutti i lavoratori e di collaborare perché si crei questo genere di sponda. Oggi nessuno è autosufficiente, non sono autosufficienti le organizzazioni sindacali, non sono autosufficienti i partiti politici. Noi lavoriamo perché si crei sempre la massima unità durante le lotte e si impari non a confliggere all'interno dei sindacati e delle organizzazioni politiche, ma a essere alleati. Sono altri nemici contro i quali bisogna lottare. Massimo nella nostra popoli, noi come curdi che vogliamo solo la libertà, chiediamo la libertà, una cosa che per tutti i gente che vogliamo, per tutti i gente che stanno in Turchia come curdi, come siriani, come turkman c'è anche, vogliamo quello. Qui c'è la guerra incombente, c'è la guerra in Turchia, c'è la guerra in Siria, c'è la guerra in Libia, voglio dire il mondo sta esplodendo. E non solo c'è il problema contro le guerre contro le quali stiamo lottando, ma lottiamo anche per il diritto al salario, per il diritto al lavoro, per il diritto alle pensioni che è carente in Italia. E soprattutto c'è un problema, dei problemi che riguarda il mondo del lavoro e la mancanza di democrazia a cui ci stanno costringendo la firma dell'accordo del 10 gennaio 2014 tra CGIL, CISL, UIL e governo, a cui purtroppo hanno aderito alcuni sindacati di base, e il governo si prepara a fare una legge che peggiorerà ulteriormente la possibilità di dichiarare sciopero e di lottare per i propri diritti da parte dei lavoratori. Aldo dice 26 per 1, casa per tutti, miseria per nessuno.